Il territorio è sempre più una risorsa da gestire al meglio, quindi abbiamo problemi di suo utilizzo, pensiamo a quanto suolo abbiamo consumato negli ultimi 20-30 anni, di sua valorizzazione, nel senso che la questione è anche trovare il modo per far sì che questa risorsa importantissima per il nostro paese possa essere adeguatamente valorizzata nei confronti di tutti i potenziali utilizzatori, e poi c'è un problema di tutela. Nel senso che il territorio deve essere difeso, preservato, dobbiamo far sì che tutte le risorse che vi sono al suo interno possano essere in qualche modo portate in dote anche alle generazioni future. Il manager del governo del territorio è chiamato da questo punto di vista a creare tutte le possibilità di analisi. Quindi nell'identificazione di quali sono le criticità da un lato e dall'altro le potenzialità del territorio, dall'altra utilizzo di strumenti che nella maggior parte dei casi sono strumenti che richiedono il coinvolgimento di una molteplicità di attori, quindi strumenti che dalla pubblica amministrazione vengono di fatto proposti anche ai soggetti privati per sviluppare iniziative in partnership di tutela e valorizzazione, e dall'altra parte poi la capacità di misurare attraverso opportuni indicatori quali sono i risultati attesi e le performance rispetto ai molteplici campi di attività. I campi di attività riguardano tutte le risorse, quindi se il suolo è una risorsa cardine, lo sono allo stesso tempo l'acqua, l'energia, i materiali, meglio conosciuti come rifiuti, però qui il discorso diventa sicuramente più ampio, così come le risorse della biodiversità, quindi quelle che sono più prettamente riconducibili a quelli che sono i servizi che il territorio, gli ecosistemi possono darci. Come dicevamo in precedenza, quindi il manager di governo del territorio deve avere una serie di skill che gli consentano, da un lato, di essere rigoroso in tutto ciò che riguarda la capacità di analisi dei fenomeni, e dall'altra parte di utilizzare tutti gli strumenti possibili per far sì che l'azione, molto spesso di carattere multiattore, possa portare ai migliori risultati possibili. Quindi in quest'ottica evidentemente si tratta di far sì che il nostro manager di governo del territorio abbia tutta una serie di strumenti, anche di natura quantitativa, per supportare i processi decisionali. Il disaster manager è invece un soggetto che è chiamato a gestire le criticità principalmente, che caratterizzano un contesto ovviamente sempre più in condizioni critiche. I disastri potenziali sono di varia natura, abbiamo visto anche nel nostro territorio fenomeni particolarmente rilevanti, quali i terremoti, pensiamo all'Aquila come città che è diventata un emblema anche a livello internazionale rispetto a quello che si può fare sia in un'ottica di prevenzione, e questo è quindi il primo skill del disaster manager, sia dal punto di vista poi della gestione dei rischi una volta che si sono manifestati. Gli skill del disaster manager sono in primo luogo di analisi e valutazione dei rischi. Quindi tutte le tecniche che consentono di dimensionare le caratteristiche dei rischi effettivi e potenziali, soprattutto all'interno di situazioni complesse di natura territoriale e o sanitaria, come dicevamo in precedenza, sono proprio il punto di partenza delle competenze. Su questo poi si devono innescare competenze che sono relative alla capacità di individuare scenari di intervento. Quindi in quest'ottica il gestore di queste problematiche deve avere anche una capacità di visione relativa proprio alle condizioni migliori che si possono generare per contenere i rischi, le catastrofi che solo in parte sono prevedibili.